Bentornati alla nostra consueta live. Quando hai deciso cosa scegliere alla magistrale? Ma in realtà abbastanza presto, perché io sono sempre stato molto interessato alla fisica teorica. Dato che ho sempre avuto un grande fascino proprio per la matematica in sé, soprattutto da quando ho iniziato a studiare all'università, poi a un certo punto ho proprio deciso che avrei voluto approfondire molto alcuni aspetti teorici. Ho pensato che fosse meglio investire per farsi un bel background teorico, che poi eventualmente avrei sempre potuto applicare poi in ambito sperimentale. Poi comunque nella magistrale, nel piano di studio, ho inserito un bel po' di esami anche che non erano strettamente teorici, in modo da vedere anche un po' come fossero altri ambiti, come insomma fisica della materia, dello stato solido e così via. Perché ho scelto il nome Random Physics? Non lo so. Forse oggi non sceglierei questo nome. È stata una cosa molto, molto così istintiva. In realtà il motivo per cui ho scelto quel nome forse è che non sapevo nemmeno io cosa sarebbe diventato il canale. Effettivamente, se voi andate a vedere i primissimi video che ho pubblicato, sono video didattici su argomenti che stavo studiando in quel momento alla magistrale. E quindi è venuto fuori questo nome. Ho detto, di cosa parlo? Boh. Di cose a caso, quindi ho detto, beh, fisica a caso, random physics, video di cose completamente a caso che però c'entrino con la fisica. Considerando che sono ancora al quarto anno di liceo, cosa potrei fare per iniziare ad avvicinarmi alla fisica quantistica? Allora, sicuramente ci sono dei libri divulgativi fatti molto bene. Già ieri ho consigliato questo di Susskind, adesso questo libro qua. Questo secondo me è un'ottima introduzione divulgativa. Al di là di questo non c'è moltissimo che tu possa fare perché in quarta hai veramente ancora pochi strumenti matematici. In quarta spesso si fanno le onde, quindi almeno il formalismo ondulatorio ce l'hai, però ad esempio poi già non avere le derivate è difficile per studiare in modo per capirci qualcosa, diciamo. Quindi diciamo io ti consiglio di prenderti questo libro oppure anche nei miei video, nella mia serie divulgativa di meccanica quantistica, in descrizione ci sono dei link. Ce n'è uno a una presentazione fatta da un liceo. Comunque, magari dai un'occhiata anche lì. Cercati quei link prima che di spendere soldi per dei libri. Ci sono delle presentazioni in PDF in cui più o meno si capisce qualcosa. Da mesi sto pensando di iscrivermi a fisica, ma ho molta paura perché venendo da un linguistico mi rendo conto di non sapere realmente come sia la vera fisica. E ho paura di scoprire che non mi piace. Non lo so, è un rischio effettivamente. Può essere che poi non piaccia, perché un conto è vedere la fisica da un punto di vista divulgativo, no? Quando si parla di universo, di buchi neri, di meccanica quantistica, ma poi tieni a mente che al primo anno di fisica praticamente ti trovi docenti che ti riempiono lavagnate di formule, di calcoli matematici e basta. Adesso non per spaventarti, però ecco, all'inizio la fisica è molto, insomma, se uno non l'ha mai vista può un po' spaventare, ecco, perché è ricca di linguaggio matematico anche complesso e se uno viene appunto da un linguistico magari non ha mai visto argomenti troppo complessi in ambito matematico. Comunque io come dico, come ho già detto anche in un mio video passato, ho visto persone provenire praticamente da qualsiasi tipo di scuola e riuscire tranquillamente a fare fisica, ad affrontare gli esami senza problemi. E ho visto anche persone invece venire da licei scientifici che poi dopo un po' hanno mollato perché non avevano un metodo di studio, non avevano voglia. Quale tipo di matematica serve conoscere per usare i tensori? Come conoscenze precedenti necessarie poi per affrontare tutta l'analisi tensoriale, direi che bisogna conoscere l'algebra lineare. Sì, fondamentalmente l'algebra lineare. Sì, anche lì un po' di analisi matematica, un po' di algebra lineare, non è che serva chissà cosa. Diciamo che alla fine di un corso di algebra lineare e di un corso di analisi matematica si può tranquillamente affrontare la parte sui tensori, ecco. Perché alla fine si tratta di operazioni semplici ma che vengono fatte su oggetti con tanti indici. Gassoso. Quanto è importante per te la musica? Beh, tantissimo, probabilmente al pari della fisica. Naturalmente la fisica poi è una cosa che utilizzo per lavorare, ma la musica è
è tutto il resto praticamente, la fisica, fisica compresa in realtà, tutto è musica secondo me, quindi perché meccanica razionale è così temuto da tutti? In realtà io l'ho visto temuto soprattutto dagli ingegneri, sinceramente, forse perché è un esame molto teorico, astratto. Durante fisica io non ho mai visto particolari timori, da noi si chiamava meccanica analitica, ma è più o meno la stessa cosa, ma sia matematica sia fisica, beh forse più a matematica, ma a parte che a matematica non so nemmeno se fosse obbligatorio, però diciamo, meccaniche razionali l'ho sempre visto come quel tipico esame che spaventa tantissimo chi fa ingegneria. A fisica è un esame che comunque, essendo molto utile per un sacco di cose che si vedranno dopo, viene preso normalmente un po' come un'analisi matematica. Poi magari adesso mi smentirete, magari siete studenti di fisica che hanno temuto questo esame, però quando lo feci io non mi sembra che fosse un esame molto temuto. Hai paura che sia un corso troppo difficile per te? D'altra parte ti incuriosisce, allora non so, puoi provare a fare quello che ho fatto io con scienze naturali, vai lì, prova, fatti un mese di fisica e vedi come ti trovi, se immediatamente ti rendi conto che o che non ti piace o che va oltre le tue capacità, cambia. Adesso non so se tu sia nella situazione per cui inizierai a fare università comunque e devi solo scegliere, oppure se la tua decisione è del tipo no. Adesso voglio iscrivermi a fisica, in ogni caso puoi anche, diciamo, se devi comunque iscriverti, iscriviti, prova a iscriverti a fisica, se ti sembra l'unico corso che vuoi fare, iscriviti, vai lì, poi se non ti piace puoi sempre cambiare. Conosco un sacco di persone che hanno cambiato. Il problema è perdere un anno, no? Cioè provare a farlo per un anno, non riuscire a dare esami, lì poi diventa un po' frustrante forse, magari. Se ti rendi subito conto, in un mese e mezzo, se sei in grado di studiare, di prepararti, o se non sei in grado di farlo, magari può essere una cosa fattibile e non troppo costosa. No, non sono mancino, ma è tutto specchiato, no? Vedete? È tutto specchiato, quindi voi mi vedete fare le cose al contrario, in realtà non sono mancino. Cioè, per uno che ha proprio studiato fisica, il concetto di formuletta a memoria non è molto così familiare. Ovvio, ci sono alcune cose fondamentali, tipo, non so, la legge di gravitazione universale, la legge di Coulomb, quelle due o tre cose, le equazioni di Maxwell, ovviamente, i principi della dinamica, che sono fondamentali e bisogna saperle a memoria. Ma tutto il resto in qualche modo poi lo si ricava, si scrive giù una formuletta, si dice com'è che era, ah sì, così no, modifichiamo questo, ah ok, e in qualche modo poi viene fuori. Lo so che così non vi sto aiutando, però era solo per dire che conviene magari appunto guardarsi quali sono i formulari, quelli in cui c'è già tutto, e al limite impararsi a memoria il formulario, anche se poi è un modo pessimo di affrontare la fisica, ma se uno deve affrontare un test, in effetti ci sta. Riusciresti a spiegare in modo semplice cos'è uno spazio matematico? Allora, in matematica ci sono tanti tipi di spazi diversi. In generale uno spazio matematico è un insieme che però ha anche una certa struttura, quindi tu hai tanti oggetti che però non stanno solo lì come in un insieme, ma ci sono anche delle relazioni tra di loro. Uno spazio vettoriale, ad esempio, è un insieme di vettori, però questi vettori non stanno solo lì tutti insieme in un contenitore, ma hanno anche delle operazioni tra di loro. Tu puoi sommare due vettori, puoi fare il prodotto scalare, vabbè, che è un'operazione esterna. Quindi io direi che dal punto di vista più semplice, uno spazio matematico è un insieme che contiene tanti oggetti, spesso sono infiniti, tra i quali esistano delle operazioni. Che differenza c'è fra fisica teorica e fisica matematica? Sì, questo è un dubbio che hanno tante persone, l'ho avuto anch'io. Fondamentalmente un fisico teorico è un fisico a tutti gli effetti, cioè a lui interessa sviluppare teorie fisiche, oppure a verificarle, a pensare a degli esperimenti in ogni caso, in qualche modo l'obiettivo è quello di estendere la teoria, lavorare alla teoria fisica, quindi alla descrizione della realtà. Un fisico matematico invece è più vicino alla figura del matematico, cioè un fisico matematico vuole sistemare la matematica che c'è alla base di una teoria. Quindi
Quindi un fisico matematico potrebbe anche non essere per niente interessato a estendere una teoria o a scoprire nuovi fatti teorici, ma vuole semplicemente prendere magari dei risultati già accertati e andare a sistemare per bene tutta la matematica che c'è sotto, a esprimere bene tutti i teoremi in forma rigorosa, a dire esattamente in quali spazi si trovino tutte le grandezze in gioco, eccetera. Ad esempio, la meccanica quantistica è stata sviluppata molto velocemente nel XX secolo, ma anche nel XXI, però i fisici spesso facevano un po' dei giochini che poi andavano sistemati rigorosamente da un punto di vista matematico. Basti pensare alla delta di Dirac, tutte cose che funzionavano molto bene per un fisico, però poi i matematici volevano anche un attimo dire: ok, calma, però sistemiamo tutto bene, andiamo a vedere se va tutto. Se è tutto corretto quello che avete fatto, quindi mettiamo giù bene tutti i teoremi, tutte le dimostrazioni, così siamo sicuri che tutto quello che avete fatto un po' frettolosamente per riuscire a spiegare i vostri fenomeni poi ha delle basi logiche, solide. Ecco. Il fisico matematico, a parte che è una figura abbastanza recente, non è che prima ci fossero tutte queste distinzioni, c'erano gli scienziati che lavoravano, poi che fossero fisici, matematici, fisici teorici o fisici matematici, non è che importasse tanto. Basti pensare a Enrico Fermi, lui cos'era? Un fisico sperimentale? Sì, ma era anche un teorico fortissimo, era anche un fisico matematico sotto certi punti di vista. Quindi, comunque, un po' la distinzione è questa, perché poi i fisici matematici possono essere sia matematici che si occupano di teorie fisiche, sia fisici che sono interessati all'aspetto matematico. C'è un coniglio che fa rumore qua. Guardatelo. Guardate che sporcaccione. Vabbè. Oggigiorno, quanto è difficile vincere un premio Nobel per la fisica? Devono incrociarsi un sacco di fattori diversi e soprattutto è difficile che uno dica: bene, io vincerò il Nobel, bene, cosa devo fare per vincerlo? Quello non esiste. I premi Nobel vengono dati a persone che hanno dato dei contributi fondamentali al proprio ambito, però innanzitutto chi giudica se sono fondamentali? Dipende. Uno può fare una scoperta che gli ha richiesto un lavoro di 30 anni, una fatica incredibile, ma magari quella scoperta poi non verrà ritenuta dall'umanità un qualcosa di fondamentale. Contate che spesso, anzi direi la maggior parte delle volte, chi vince il Nobel lo vince per lavori magari che ha svolto 30 anni prima, 40 anni, 50 anni prima. Basta pensare al bosone di Higgs, ad esempio, e sono lavori che poi si rivelano nei decenni successivi fondamentali. Quindi, tra tutte le migliaia di persone che ogni giorno fanno ricerca, o forse diciamo anche centinaia di migliaia di persone che ogni giorno fanno ricerca e scoprono cose nuove, tra quelle poi ci sarà quella che nei decenni successivi si scoprirà aver influito particolarmente con la propria scoperta. Quali sono, a tuo parere, le difficoltà maggiori nella didattica della fisica? Cioè, se uno vuole insegnare fisica, quali sono le difficoltà più grandi che può avere? Dipende dove la insegni, innanzitutto. Al liceo, una delle difficoltà maggiori è dover rispettare il programma, numero uno, perché a me non piace quel programma, io vorrei parlare di tutt'altro, vorrei parlare di metodo, vorrei uscire, andare a osservare gli oggetti, ad applicare la fisica sul campo. Numero due, il dover dare voti. Io odio dare voti, ma questo penso sia un problema che riguarda un po' tutte le materie. Se tu devi dare voti, allora non lo so, devi continuamente pensare a dover dar voti e non a fare una buona didattica. Queste sono due delle difficoltà maggiori che trovo io. E poi in generale l'ambiente culturale che ci circonda, ecco, che ci fa fare tanta fatica perché non c'è proprio cultura scientifica in giro. L'idea che la scienza sia un qualcosa di fondamentale nella nostra epoca, che la nostra epoca è basata sul pensiero scientifico, sul metodo scientifico, e tutte queste cose sono completamente sconosciute all'interno della scuola e quindi questo aggiunge ulteriori difficoltà. Poi ce ne sarebbero tante altre, ma appunto farò tutta una serie di video che parleranno dei problemi della scuola, quindi poi lì ci penserò, metterò giù per bene una lista magari. Cosa pensi della teoria che vede noi e il nostro universo all'interno di una simulazione fatta a computer da un'altra civiltà? Non la chiamerei teoria, sinceramente, direi più che altro speculazione. Suona molto bene, sa molto di Matrix.
sono quelle tipiche cose che uno si immagina dopo aver visto Matrix, però per adesso non ci sono prove. Era uscito un articolo in cui il titolo era tipo: potrebbe essere che viviamo in una simulazione, però alla fine la risposta era più o meno no. Quindi è un po' difficile. Sicuramente sarebbe una civiltà molto molto avanzata, anche semplicemente per il fatto che ha creato, ha simulato dei fenomeni incredibili come quelli quantistici che si basano su leggi incredibilmente antintuitive. Che cos'è lo spazio-tempo? Perché viene piegato dalla materia? Non ho trovato niente, nessuno che lo spieghi o che abbia un'idea. Oddio, dipende da chi hai chiesto. Una cosa da dire è che, da un punto di vista fondamentale, bisogna stare attenti quando si chiede perché avvenga qualcosa. La fisica in generale spiega bene, descrive i fenomeni come avvengono, ma perché, è una domanda molto ampia, cioè i perché ultimi non hanno mai risposta in fisica. Io ti posso spiegare come viene piegato lo spazio-tempo, ma sul perché bisogna vedere poi se la mia risposta ti accontenta. Diciamo che in questo caso particolare, in relatività generale noi abbiamo un'equazione, che è appunto l'equazione di campo di Einstein, che ci dice che con una certa densità di massa e di energia tu hai di conseguenza una certa curvatura dello spazio-tempo, ma non dice effettivamente come mai questo avvenga, cioè non c'è un meccanismo antecedente che spiega come mai questo avviene. Più o meno come quando tu metti due masse, secondo la legge di gravitazione universale, se tu metti due masse a una certa distanza tra di loro, queste hanno una forza che le attrae tra di loro. No, però nessuno ti spiega perché questo avvenga, quindi bisogna capire anche se questo perché sia una domanda da porre effettivamente a un fisico e non magari a qualcun altro, non so, a un filosofo. Insomma, esattamente come la chimica o come qualsiasi altra scienza ti spiega esattamente come una cosa avvenga, ma non come mai, quale sia il motivo. Poi alcuni perché ci sono, ad esempio, perché se c'è l'aria un corpo non cade allo stesso modo in cui cadrebbe se non ci fosse l'aria. Perché? Perché c'è l'attrito, ok? Questo effettivamente è una risposta. Perché? Perché c'è l'attrito. Ma poi dici, ma perché quando il corpo va contro l'aria sente l'attrito? Perché ci sono le particelline dell'aria, le molecole, c'è l'attrito viscoso, ok? Ma perché esiste l'attrito viscoso? Insomma, a un certo punto si va alla radice e a un certo punto non si può più rispondere, si dice semplicemente è così. Ecco, la fisica si ferma a un certo punto, descrive le cose, ma a un certo punto o ti dice non lo so, oppure ti dice perché sì. Quindi dipende anche cosa intendi con perché lo spazio-tempo viene piegato. Cosa pensi dell'insegnante tecnico pratico? Penso che soprattutto all'interno dei licei ci siano dei grandissimi problemi nella selezione di questi insegnanti. Probabilmente in alcune scuole funzionano, però per la mia esperienza, gli insegnanti tecnico-pratici sono assolutamente non idonei a insegnare in tantissime scuole. Basti pensare che all'interno di un liceo scientifico vengono fatti esperimenti molto avanzati. In quinta si fa l'esperimento di Frank Hertz, si fanno esperimenti sulla meccanica quantistica e questi esperimenti vengono gestiti da insegnanti tecnico-pratici che magari hanno fatto un istituto tecnico e non sanno, e sono già abbastanza scarsi comunque di fisica proprio base base, figuriamoci quando si parla di elettromagnetismo, di relatività, di meccanica quantistica. Quindi ce ne sono di bravi, ce ne sono molti bravi di insegnanti tecnico-pratici che studiano, si informano, ma c'è un grosso problema ancora nella selezione. Comunque mancano 23 secondi alla fine della live, purtroppo. Sarei stato un po' di più, perché comunque c'erano tante domande, però a questo punto chiuderei. Grazie per la compagnia, mancano 4 secondi, quindi ciao ciao, a domani.